Magico, ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Magicolo e questo è Vitrum, un nuovo gioco, penso, visto che l'ho appena scaricato da Steam. Questa è la demo e vi volevo far vedere perché ho deciso di mostrarlo. È un gioco secondo me interessante, anche se è molto copiato da altri. Vi faccio vedere i livelli disponibili per questa demo di pochi mega, quindi ho deciso di scaricarlo. Quindi possiamo partire col livello 1. Ecco qui, allora siamo all'interno di questa stazione spaziale, credo, molto, con una grafica, beh, tutto sommato un po' scarna per questi tempi. Allora, possiamo saltare ovviamente col tasto space, qui ci sono tutte le istruzioni ovviamente. Qui mi sembra che, ecco, dobbiamo catturare tutti i cristalli, ok? Tutti i cristalli. Dove sono sti cristalli? Qua non ci stanno. Ah sì, ok, per abbassarmi mi devo schiacciare crouch. CTRL, quindi. Ok, basterà spostarsi qui. Ah, ecco, mi sembra che ha attivato. Deve aver attivato per sbaglio. Ok. Aveva attivato la camminata. Allora, dobbiamo trovare tutti i cristalli intanto. Qui dobbiamo mettere un oggetto così che la porta resterà aperta. Ok, tasto E per accogliere l'oggetto, come molti altri giochi che vediamo adesso su Steam. La porta è attivata. Dov'è? C'è qualcosa che non va. Ok, deve aver attivato la porta. Non trovo nessun cristallo. Ah, forse perché li ho già raccolti, ragazzi. Comunque, un cristallo era qua. Niente, allora passiamo subito al livello successivo. Livello successivo, dobbiamo modificare la gravità. Ok, dovrebbe farlo in questo momento. Ecco qua. Ok. Quindi siamo sotto sopra, camminiamo sul soffitto, ragazzi. Raccogliamo sto coso. Ok, non so dove devo metterlo. Allora, come vedete devo cambiare la gravità, ragazzi. Questo livello non l'avevo fatto, mi sa. Ah, aiuto, e mo? Ok, allora cambiamo la gravità con sto coso cristallo giallo. Ok, via. Ah, attenzione, attenzione, qua rischiavo. Cavolo, rischiavo. Saltino e via. Ok, quindi mi deve aver aperto una porta. Quale porta mi ha aperto? Qui che c'è? Ho paura, ho paura. E dove devo andare? Ma qui me l'ha aperta. Ah, ecco qua un cristallo, ok. Aspetta, aspetta. Non ho capito che porta mi ha aperto. Non è che mi ha aperto. Ah, eccolo lì, ok. Morto. Com'è morto? Ma come posso? Vabbè. Vabbè, ragazzi, questo era il gioco. Vi faccio vedere anche tutte le impostazioni. Anti-aliasing, anisotropia, filtering, full screen, V-Sync, il buster volume e tutti i settaggi anche per quanto riguarda il keyboard. Questa era la versione demo. Vi consiglio, non costerà molto, credo. Su Steam ovviamente, quindi questo era Vitrum e vi aspetto al prossimo gameplay demo.